se a queste enunciazioni seguissero fatti concreti. In realtà oggi ci sono fatti che vanno esattamente in direzione opposta. Ad esempio lo stabilimento di Augusta Westland di Brindisi, che aveva sottoscritto anche un contratto di programma con la Regione Puglia, così come ci ha riferito anche lei, si impegnava nel 2011 attraverso questo contratto ad incrementare il numero dei dipendenti sino a raggiungere le 502 unità da impiegare a tempo indeterminato presso la struttura brindisina. Nel frattempo nulla di ciò è accaduto, anzi i dipendenti risultano essere 420 più 60 somministrati di cui non si conosce il destino e contestualmente addirittura una parte della produzione viene delocalizzata presso la struttura, il plesso polacco di Lublino. Altro esempio è quello di Alegna di Grottaglie, dove giustamente il governo Finmeccanica hanno investito molte risorse nell'innovazione, ma contestualmente questa struttura non riesce a garantire la produzione e tantomeno la qualità previsto dal programma 787 di Boeing, mettendo veramente a repentaglio uno sviluppo e una commessa in realtà fondamentale per il settore aerospaziale civile italiano. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione numero 3873 del deputato Cera concernente. Io volevo prima di tutto rispondere alla questione posta dall'onorevole Mattarelli, confermando l'impegno del governo per sostenere la competitività del settore aerospaziale italiano e garantire quindi anche la continuità e lo sviluppo degli insediamenti industriali relativi a questo settore nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda in particolare Finmeccanica, in continuità con le azioni definite e avviate anche dal piano industriale approvato dal CDA a gennaio 2015, posso confermare che la realizzazione della cosiddetta One Company non modificherà le direttrici strategiche né gli assetti a livello industriale, ivi comprese le mission individuate per i siti di Finmeccanica nel Mezzogiorno. In particolare poi i siti pugliesi beneficiano delle misure adottate dal Governo e dalla Regione Puglia anche per dare impulso allo scalo di Taranto Grottaglie quale polo di eccellenza e laboratorio per lo sviluppo di tecnologie innovative. Più in generale comunque l'industria aeronautica civile e militare ha una rilevanza fondamentale con delle ricadute positive sull'intera economia italiana. Quindi è un settore strategico con impatto positivo sull'occupazione qualificata e anche un'importante proiezione sui mercati internazionali e un notevole contributo arriva proprio dal polo dell'aerospazio meridionale che somma i distretti di Campania e Puglia. Il provvedimento fondamentale a sostegno del comparto è rappresentato, come lei sa, dalla legge 808 e grazie a questa norma possiamo finanziare a tasso zero progetti di ricerca e sviluppo del settore sia da parte di grandi aziende ma anche e soprattutto a favore di piccole e medie imprese. L'intervento è stato rifinanziato con due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014 e l'altro dal 2015 per complessivi 800 milioni di euro modulati in 15 anni. E inoltre il 15 luglio scorso 41 progetti hanno ricevuto parere favorevole alla concessione del finanziamento per investimenti complessivi pari a 1,9 miliardi di euro. Inoltre la legge di stabilità 2016 sono stanziate ulteriori risorse per coprire un arco temporale anche più ampio, in particolare si tratta di 25 milioni per il 2018 e di complessivi 700 milioni nel periodo dal 2019 fino al 2032. Da ultimo, un decreto ministeriale del 3 luglio 2015 è stato istituito un nuovo regime di aiuto per le imprese del settore con alcuni elementi innovativi e anche semplificazioni procedurali. In particolare per le piccole e medie imprese è previsto proprio un sistema agevolativo più favorevole, oltre a delle maggiorazioni per favorire i processi di aggregazione fra imprese. Grazie. Il governo conferma l'impegno.